22.08. RT Radio. Dalla rete alla radio, dalla radio alla rete. Polvere e calore sembrano tuffarsi dentro me, la natura fischia la sua incazzatura, pantaloni rotti ed il bisogno enorme di caffè, mi butta giù questa avventura, ma volendo si può sempre ridere, come a Darlene tornerò, starò più tempo insieme a te, restituirò le lacrime che ti ho rubato. Oh, ma Darlene, tornerò per un sorriso prima che riparta per la mia avventura. Camminando lungo il fiume arriverò al mare delle distinzioni te però, e lungo il fiume avrò da vivere perché mi rifletto ed anche se so di morire, lì volendo si può sempre ridere. Piano piano il tempo si nasconde dietro ai suoi colori, io so soltanto che diventa un po' più amaro, e come il tempo l'uomo ed il suo cuore cadono più giù. Il mondo fa troppa paura, ma volendo si può sempre ridere. Sono le 22:11 minuti. Ah, ho capito. RT Radio, eccoci qua. Siamo pronti con la prossima telefonata. Diamo il tempo a Caronte, eccolo qui. Pronto? 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 Eccoci. Sì. Ciao Maria, mi senti? Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Maria. Ciao, ciao. Allora, Maria Cipini, candidata al Novellara, vero? Reggio Emilia. Ah, candidata a consigliere. A consigliere, vabbè, candidata. Sì, candidata a consigliere, la prossima volta al governo ti portiamo, dai. Se uno vale uno. Uno vale uno. Uno, sì. Sì. Allora ti volevo chiedere, Maria, come mai 5 Stelle e perché? Perché è l'unico movimento che mi rappresenta, dovrebbe rappresentare tutti i cittadini italiani. Bene, quando è che ci sono lì le votazioni? Ascoltaci. Il 25 maggio. Il 25 maggio, perfetto. Ti trovi bene col gruppo? Perché questa intervista praticamente era al gruppo Caronte 5 Stelle. Da quanto tempo più o meno sei iscritta al gruppo Caronte 5 Stelle? È stata una delle prime. Ah, quindi circa un anno e mezzo. Sì, circa. Adesso dove ti trovi? Più o meno
non ho capito, mi puoi ripetere? Adesso dove ti trovi? Adesso mi trovo in riunione con i miei attivisti. Ah, allora ti stiamo disturbando. del movimento. Sì, sì. Non abbiamo purtroppo con noi il candidato sindaco, però è in un'altra riunione, ma va bene così. Scusa, tu di dove sei, hai detto, scusa? Novellara, provincia di Reggio Emilia. Quanti abitanti ha? Più o meno. No. Circa 15.000. Quindi grande. Grande, grande. Comunque non tutti sanno che la nostra Maria Cipini è una grande attivista del Movimento 5 Stelle e non solo, perché lavora per la Croce Rossa o non lo so, ci lavori o volontaria. Una mano volontaria? Assolutamente non ci lavoro, sono una volontaria. Sei una volontaria della Croce Rossa, quindi cari amici ascoltatori di tutta Italia, Novellara Maria Cipini è lista. Mi raccomando, mi raccomando, perché questo tipo di persone sono le persone più che servono a noi italiani. Come vi state organizzando voi con il movimento? Immagino che farete anche voi degli incontri pubblici. Siamo organizzati molto bene, anche perché siamo molto affiatati come gruppo. Ho capito. Quindi cioè, immagino, come succede in tutta Italia, i parlamentari eccetera ogni tanto capitano anche da voi, allora? Non ho capito. E noi siamo in provincia di Pesaro, c'è per esempio il gruppo di Pesaro che è molto attivo, fanno spesso degli incontri pubblici dove ci sono anche i vari parlamentari che girano eccetera. Sono passati anche da voi? Allora, da noi ancora no, in Novellara, però molto presto ci saranno. Ho capito. Non so ancora la data di preciso, ma molto presto ci saranno. Ho capito. Ma come vi muovete? Quindi avete già fatto la squadra, mi sembra di capire, perché avete già il candidato sindaco. Vi siete già presentati alla gente? Okay. Avete già fatto un incontro pubblico per presentare la lista? Allora, la presentazione della lista, l'incontro pubblico, lo faremo il 3 aprile. Ho capito, 3 aprile. Sì. Presenteremo anche il nostro programma. Ho capito. E ci sono molti attivisti, come siete messi voi dalle vostre parti? Siamo in 18. 18 non è neanche male, cioè, alla fine hai detto sono 15.000 abitanti, quindi non è poi una città enorme, cioè una cittadina, diciamo così. Allora, noi facciamo, fammi vedere magari. Abbiamo delle date, grazie. Se lo vuoi dire, dille pure in diretta. Allora, abbiamo il 15 marzo, che sarebbe sabato. 15 marzo, ok. In un incontro con aperitivo e in un bar a San Giovanni Novellara. Abbiamo sempre il 28 marzo, che è un venerdì, che è un altro aperitivo, questa è un'altra stazione di Novellara. Poi abbiamo il 15 aprile e il 26 aprile in piazza a Novellara. Poi abbiamo delle sale già prenotate e dovrebbero essere per il 3 aprile e il 17 aprile. Ascolta, ci vuoi dare l'indirizzo, ci vuoi dire per trovarvi? Il sito di riferimento, il sito Facebook? Novellara 5 Stelle. Ok. Anche sul web trova. Ok, quindi è anche semplice trovarvi. Sì, basta cliccare Novellara 5 Stelle e plup, te, ci siete voi. E ci siete voi? Sì, c'è qualche problema col telefono. Sento infatti che c'è. Oddio, non
Non ho capito. Sì, no, cioè, niente di, era una battuta, dai, niente di che. Va bene, Maria, allora grazie per essere intervenuta. Grazie a voi. Ciao, bella, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Sente male, non so se... Tra una ventina di minuti circa avremo un collegamento e intervista in diretta con Movi Radio. E poi alle quasi alle 11, diciamo qualche minuto prima delle 11, avremo l'onorevole cittadino Andrea Cecconi che risponderà per una mezz'oretta a delle domande, diciamo inerenti dei fatti recenti.
Contattaci. info@rtradio.it. C'è una piaga che sta dilagando le nostre città. Una piaga che impoverisce le persone. È la piaga delle slot machine. Ci sono persone che si giocano tutto quello che hanno. E se mi giocassi la Basilica di San Nicola? Se mi giocassi il Duomo? E se mi giocassi il Battistero? Se mi giocassi il Palazzo dei Normanni? Se mi giocassi Castel dell'Ovo? Se mi giocassi la Mole Antonelliana? E se mi giocassi l'Arena? Ti giocheresti la cosa più preziosa che hai? Ogni giorno, sotto casa tua, c'è una nuova sala slot. Non fa bene a nessuno. Non fa bene proprio a nessuno. È soltanto un segno di inciviltà. Basta con le slot. Basta con le slot. Basta con le slot. Riprendiamoci le nostre città. RT Radio, eccoci qua. Tra qualche minuto avremo anche il collegamento in diretta con Movi Radio. Pronto. 22:28, abbiamo la telefonata già pronta, mi sembra di capire, confermi? Sì, sì. Perfetto, Caronte conferma e allora vai con la telefonata. Pronto? Pronto? Ciao Max, mi senti? Sì, ti sento. Finalmente queste donnine sentono la nostra voce, perché siamo in diretta su RT Radio. Benissimo. Dai, allora raccontami qualche cosa. Come pensi questo governo questa volta qua, questo Renzi? Cosa pensi da fare? Quello che più o meno pensiamo tutti, che sembra abbastanza evidente. Il solito fumo negli occhi, che buttano ciclicamente, ogni volta ne esce fuori uno diverso per fare le stesse cose, per acquisire la fiducia della gente, e che ovviamente tende a credere, a volte perché spera, anche perché magari qualche zuccherino qua e là lo danno, adesso sembra questo aumento sulle buste paga, chiaramente questa volta sono molto in tensione loro, perché hanno capito che la consapevolezza della gente è cresciuta, quindi si rendono conto che devono dare qualcosa in più, qualche zuccherino un po' più grande del solito, ma esatto, sì. Sempre di zuccherini si parla. Esatto. Niente, ti volevo chiedere questo praticamente. Tu, io abbiamo avuto modo molte volte di parlare su Facebook e roba, va, vedo che sei una persona abbastanza colta, leggi molti libri e tutto il resto. Ma tu hai un gruppo tuo? No, non ho un gruppo mio, sono iscritto con te. È un autonomo, un autonomo del 5 Stelle. Sì, sono iscritto a Prato, ma non vado quasi mai, sono andato 2 o 3 volte, però sinceramente non vado spesso, ecco, sono non sono molto sociale in questo senso, però durante i periodi in cui sento che ce n'è bisogno, io partecipo molto, faccio molte attività, propaganda in giro ne faccio sempre, anche perché parte del mio carattere, sono uno che comunica abbastanza facilmente. Capisco. Sono molto convinto, anche perché io erano veramente una 15 anni che non votavo, perché non credevo nella politica, non credevo più in quello che vedevo. Da quando c'è il movimento ho riscoperto l'onestà, la speranza. Chiaramente sono vigili, perché bisogna essere vigili sempre, non si sa mai. È molto polemico riscontrato. Scusa? Anche qualche volta molto polemico su alcuni temi. E poi ti ho dovuto dare ragione, perché era come dicevi tu. Ma sai, il bello del movimento, Luigi, è proprio questo, che permette alle persone di non essere d'accordo tra loro. Ecco. Che riesce a trovare un modus operandi anche fra persone che possono pensarle in maniera diversa. L'importante è che hanno una meta, cioè la giustizia, l'onestà, la correttezza. Poi dopo io magari penso di raggiungere in un modo, tu in un altro, tu vedi un problema in un modo, io lo vedo in un altro, ma la meta è quella. La meta è quella, e in questo momento secondo me il movimento è rappresentato veramente da questa gente, cioè la gente che c'è, che sta a rappresentarci in Parlamento, è come noi, io li vedo veramente come noi, ecco perché ho fiducia. Un giorno dovessi vedere altro cambierei anch'io, ma fino adesso non ho motivo di cambiare, perché non mi hanno mai assolutamente deluso,
anche se a volte sono stato d'accordo al 100%, a volte all'80%, a volte meno, a volte più, però vedo in loro quella pulizia che è necessaria, che è la base principale per riuscire a ricreare qualcosa di vero in un paese. Se no non c'è niente da fare, è inutile che siano qualitativi, tecnici, bravissimi, è la meta che conta. Se hanno in mente di massacrare il paese e di fare le solite cose di sempre, più sono bravi e peggio è. I nostri invece sono veri, ed è l'unica cosa secondo me che conta. Che conta in questo momento? È vero, hai ragione. Va bene Max, allora io ti ringrazio per la telefonata, è stato un piacere ascoltarti e ci sentiamo alla prossima, ok? Anche per me Luigi. Se riesci a stare connesso, tra poco ci sarà il giornalista, nostro capo redattore, che praticamente intervisterà Andrea Cecconi, il parlamentare del... E poi abbiamo Movi Radio in diretta, tra qualche secondo Movi Radio in diretta. Perfetto Luigi. Bene. Sono stato contentissimo di sentirti e di partecipare. Alla prossima. Un grande abbraccio a tutti voi. Ciao bello, grazie. Ciao. A Luigi, ciao. Bene, adesso diamo qualche minuto di stacco, un paio di brani musicali, la pubblicità e poi saremo in diretta anche con Movi Radio, quindi tra qualche minuto. Come se fa una rapina? Lesson number one. Sulle mani. Sulle mani! È importante che gli amici che te trovi siano buoni, non infami, col cognome un po' storpiato. Tipo negro, erbanana, romoletto, mezza trippa, ciancio, bimbo, sgarro, lercio, sbomballato. Poi se studia. Sì, se studia. Se studia, sì. Se studia. Nel senso che te devi da studiare per almeno 4 mesi se quel luogo designato sia un po' pubblico, a sirene, cineprese, guardie, occhi, orecchie, a quanto prospiciente a casa tua. O più in genere a quella pletora di gente che de norma non se fa li cazzi tua. Poi per l'arma non c'è molto da discutere. Due parole io te dico a capochino. No pistole, no mitraglie, no fucili, manco bombe che ti serve in questo caso un temperino. Un temperino. Quindi entro. Anzi entriamo. Qualche occhiata un po' te sbiego, una madonna non la spreco. Sicurezza un po' stentata, tiri fuori una risata. Quindi mani. Mani in alto. A posto? A posto. Passi lenti, stessa faccia, mani in tasca, capochino. Adi sbrigate veloce con sto cazzo che bottino. E la porta è superata, l'aria è buona, forza andata. Per scappare defilato c'è la macchina del capo. Per scappare defilato c'è la macchina del capo. Oh! Per scappare defilato c'è la macchina del capo. Oh! La macchina del capo c'ha il motore che è ingrippato. La macchina del capo c'ha il motore che è ingrippato. E mo che cazzo famo che l'allarme ha già scattato. La macchina del capo c'ha il motore, anch'i lo zito. Cazze guardie! Ore 9:15 mi son precipitato. Il luogo via Trastevere, altezza del mercato. In corso una rapina con bottino assicurato. Avanti con i miei prodi e il veicolo ho circondato. La macchina del capo è un veicolo accerchiato. Da 10 o più caramba con il viso già incazzato. Tentiamo di scappare ma il gesto appare disperato. La macchina del capo c'ha il motore, a chi lo zito. Cazzo è questo?
prefetto e tutto il giubilo gaudente incensurato, legittimo padrone del veicolo citato, costretto a questa corte che già il fatto ha denunciato, in zona tutti quinto, freddi notte, ma l'han soffiato. La macchina del capo è un veicolo rubato, sottratto a questo infame che con una donna si è acquattato. Chiudiamo questa storia già passata in giudicato, con il vecchio a sto punto è fine pena, si è allontanato. La macchina del capo c'ha il motore che è ingrippato, la macchina del capo c'ha il motore che è ingrippato. E mo che cazzo famo che l'allarme è già scattato, la macchina del capo c'ha il motore. Oggi il mondo cerca nuove risposte al bisogno di energia, ma l'Italia pensa di avere già una soluzione. È il nucleare. Un'energia che nasce da centrali così convenienti che nessun privato ci ha mai investito senza aiuti statali. Un'energia per il futuro, come le sue scorie radioattive, destinate ad accompagnarci per centinaia di migliaia di anni. Una fonte che presto potrai ospitare vicino casa tua. Energia nucleare. Il problema senza la soluzione. Informati su greenpeace.it. Sì? Dottore, da quando segui i suoi consigli mi sento proprio bene. Mezza porzione in meno, mezz'ora di camminata in più, niente ascensore, una corsetta nel weekend, è un'altra vita. Ora posso fare le scale 2x2 senza il fiatone e sono pure dimagrita. Dottore, ma dove finisco? Un po' di moto al giorno, leva il medico di turno. Proteggi la tua salute, combatti il sovrappeso con una dieta equilibrata e con un'attività fisica leggera ma costante. Guardi che il dottore non c'è, è uscito a fare 4 passi. È una campagna a cura di Pubblicità Progresso. Cane, gatto, furetto, coniglio, l'uomo. Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso. La Lanterna Bianca Associazione Onlus indice la 13ª edizione del Premio Internazionale di Aristico in memoria di Filippo Maria Tripolone. La partecipazione è gratuita, una giuria sceglierà i lavori che risulteranno migliori sotto l'aspetto socio-umanitario. Scadenza 15 maggio 2014. Info, regolamento e premi su www.lanternabianca.it. Ascoltaci su www.rtradio.it. Mandalo in radio. Mandalo in radio. Mandalo in radio. Mandalo in radio. Se pronunci le parole "mandalo in radio", tutti ascolteranno il tuo messaggio. Attenzione, non fare lucro. Una segreteria telefonica è a tua disposizione al numero 0722 197 6053. Mandiamolo in radio. Sono Filippo di Fly Radio e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di RT Radio. Invito a seguirci anche sul nostro sito www.flyradio.eu. Ciao a tutti, ciao RT Radio. Movie Radio, 5-star Radio. Movie Radio, l'informazione a 5 stelle. Movie Radio, una radio a 5 stelle. Siamo anche su Facebook, facebook.com/moviradio. Un saluto agli amici di Movi Radio.
RT Radio con Movi Radio, cari amici. Poi alle 10.55 avremo il cittadino onorevole Andrea Cecconi. Lo intervista il nostro giornalista Cevasco, che ha preso posizione. Adesso siamo in attesa di collegarci. J'avais bouffé deux ans de McDo pour m'acheter un petit vélo. Il était pas beau, il était pas gros, mais bon, il m'emmenait au boulot. Et puis un jour, au fond de la cour, où je le bouclais sans double tour, il était plus là, mon petit vélo. Sans doute, non, il n'était pas parti tout seul. Alors c'est ça, rien n'est à moi. Alors voilà, rien n'est à moi. Alors c'est ça, rien n'est à moi. Même pas un petit vélo. Ecco, siamo in attesa di sembra che stia parlando con Enzo di Movi Radio. Un cavo, un petit caniche croisé blaireau. Il était moche, mais il faisait le beau. Il faisait, il faisait. Et puis un jour, un gros poids lourd qui effectuait son demi-tour. Il avait pas vu mon petit caveau depuis ce jour. Ci siamo, siamo in collegamento, benissimo. Ciao Enzo. Ciao Gaetano. Eccoci qua, ci siamo. Siamo giusti coi tempi? Mi sento molto lontano. Sì, adesso ti faccio intervistare da Luigi. Ecco, noi usiamo il telefono all'antica, con i fili in mano, non so ciao voi come... Ciao Enzo, allora la radio, Movi Radio, prima radio del Movimento 5 Stelle, lo posso dire. Come va, come va? Dai, non esageriamo. Non... No, io posso esagerare perché sono caronte, esagero sempre. Un saluto a te Luigi, un saluto a Gaetano e un saluto a tutti. Grazie Enzo. Stanno ascoltando su Movi Radio, in diretta. Su RTL. Grazie. Esatto. Un abbraccio davvero. Io intanto colgo l'occasione per salutare Lidia Candi, una delle migliori operatrici di Movi Radio. Assolutamente sì, grazie a Lidia, grazie anche a tutta la redazione che lavora per Movi Radio, il nostro Sergio, il nostro Paolo Piccinelli, insomma siamo una dozzina. Però lavora insomma per il movimento e per insomma tirar fuori un po' di informazione decente, perché qua insomma se non facciamo qualcosa noi purtroppo ci si può aspettare moltissimo da quello che è l'informazione dei TG e dei giornali, quindi lì ci massacrano lì ci massacrano sui giornali media. Assolutamente sì, però insomma stiamo vedendo che cominciano un po' a tentennare, perché nonostante stiano facendo una campagna assolutamente denigratoria contro il Movimento 5 Stelle, però stiamo rendendo conto che i cittadini cominciano a dare un po' meno credito ai giornali che ai TG e insomma cominciano a seguire un po' i nostri ragazzi anche nelle piazze e riescono a capire un po' quello che è il messaggio che insomma il Movimento 5 Stelle può dare assolutamente. Cominciano un po' a tentennare. Pronto? Sì, ci sono, sì, ecco qua. Sì, piccolo problema tecnico. Un po' di ritardo. I soliti 20 secondi che si prende la... No, questa è un innesco, un'altra roba. Questa è una pirlata fatta da sottoscritto. Ti volevo coprire, dai. E noi del movimento siamo gente sincera, le cose si dicono. Vabbè, dicevi, scusa Enzo, dimmi. No, ti stavo dicendo che insomma in realtà i cittadini stanno cominciando a prendere un po' coscienza di quello che è il messaggio del Movimento 5 Stelle, quindi cominciano un po' a credere un po' meno alla televisione, ai giornali, e cominciano un po' a cercare anche altre fonti, poi anche per il fatto che i nostri ragazzi sono sempre più spesso in televisione, insomma stanno dimostrando che con la coerenza forse siamo l'unico gruppo politico che dal momento in cui è stato eletto ha detto di fare determinate cose e quelle sono le cose che sta facendo, è vero. Esatto, non accetto assolutamente coloro che dicono il Movimento 5 Stelle non sta facendo nulla, perché il Movimento 5 Stelle sta esattamente facendo ciò che ha detto in campagna elettorale. Assolutamente. È vero.
Ascolta, ci racconti brevemente la vostra esperienza, come è partita l'idea della radio, da quanto tempo? Mi sembra che tu sei proprio un fondatore, no? O il fondatore, sì, tu sei il fondatore. Sì, il pazzo fondatore. Come ti è venuta questa cosa, insomma? Dai, raccontaci brevemente questa esperienza. Certo, guarda, in realtà Movi Radio nasce un po', allora, un po' per gioco, nel senso che io mi sono trovato l'estate scorsa, io sono un vecchissimo attivista del Movimento 5 Stelle di Milano e ho sempre fatto le solite riunioni, i soliti banchetti, soprattutto quando abbiamo fatto le elezioni regionali nel 2008 in Lombardia, dove era candidato il nostro senatore, attuale senatore Vito Crimi, e lì abbiamo fatto banchetti al gelo, al freddo, insomma, per raccogliere queste firme necessarie per partecipare alle elezioni regionali. Mm-hmm. Dopodiché ci siamo resi conto, io mi sono reso conto, io oltretutto faccio un lavoro molto vicino a quello radiofonico, perché mi occupo di cinema, di doppiaggio e lavoro proprio in un grande studio di doppiaggio, quindi sono, ho un'esperienza dal punto di vista radiofonica e televisiva del passato che ho fatto in maniera professionale, quindi mi sono detto che cosa si può fare per fare in modo che i cittadini si possano informare senza bisogno di andare magari su internet o di dover cercare la notizia oppure essere iscritti a Facebook. Esatto. Ho detto, noi, cosa c'è di meglio di fare una radio, anche perché la radio è un mezzo che permette assolutamente di l'attenzione massima alle parole che si dicono, perché rispetto alla televisione che utilizza un sacco di messaggi